Ciao ragazzi, il mio nome è Stefano e dall'Australia, pensate un po', anche io ascolto Console Generation. Un programma che vi terrà il gioco. Oh, ma la finisce o no? Sto parlando. Scusate, il mio compagno di stanza è la voce di Mortal Kombat. Ma c'è un personaggio famoso. Ma la smetti, sto parlando. Ma dai. Ma dai, lo scherzo. Scusate ragazzi, dai. Console Generation, una figata pazzesca. Grandissimi. Oh, la finisce o no? Welcome to Console Generation. On the red corner, Andrea Facchinetti. On the blue corner, Raffaele Cinquegrana. On the mic for Back in Time. Siete su Console Generation. Back in Time sta per iniziare e tenetevi forte perché questo è Call of Duty Black Ops. Amici di Console Generation, bentornati a Back in Time. Con leggero ritardo, un saluto da Andrea. E da Raffaele, un po' assonnato, mamma mia che sonno. Puntata del 7 giugno 2013. Uno scusa enorme a tutti perché siamo con il nostro ritardo più importante da quando esistiamo, Raffaele. Beh, dai, non proprio, però mi dovete perdonare, ma avendo fatto le ore piccole questa notte, mi ero addormentato. Perché hai fatto le ore piccole, Raffaele? Ero in viaggio per lavoro e purtroppo quando si viaggia per lavoro capita di fare le ore piccole e sono crollato sul divano. Vabbè. Allora, andiamo subito con la musica di apertura, era Call of Duty Black Ops Main Theme. Raffaele, era veramente martellosa per partire con energia. Altro che, proprio, altro che martellosa, una di quelle che ti fa muovere la testa su e giù. Mettiamo, correggiamo un po' il volume della musica così magari si sente meglio quello che diciamo. Allora, e ricordiamo subito gli indirizzi per scriverci: info.consolegeneration@gmail.com, la pagina di Facebook per stare con noi, Twitter @consolegenerati, podcast su iTunes, la parte audio per averci con voi sempre anche quando non siamo in diretta, quindi ascoltateci e cliccate un bel abbonati gratis. Spreaker in chat, abbiamo un po' di gente, Raffaele, chi abbiamo da salutare subito? Beh, abbiamo un po' di gente, come dicevi, abbiamo da salutare Santen Chan, nuovo amico che arriva direttamente da Spreaker, ma salutiamo il primo su tutti, è arrivato Drio, poi c'è Rino Maggio, Gabriel Cap, Valerio e poi anche Fabio Devoti. Chi manca ancora l'appello? Li abbiamo detti tutti. Ok, abbiamo detto tutti. Ragazzi, dite la vostra su Raffaele che ci fa andare in ritardo. Accidenti, accidenti. Allora, partiamo Raffaele un po' a bomba perché siamo in area di E3, quindi dobbiamo stare sul pezzo. Vai con la prima notizia che è tutta tua, vai. Da un po' di settimane si vocifera in rete circa un misterioso logo che Sega avrebbe presentato sotto il nome di Spectrum. Ed oggi un'immagine rivelerebbe l'imminente annuncio di tale segreto che prenderà vita il 12 di giugno. C'è chi dice che è una nuova console, chi dice che è un nuovo gioco, chi dice che chissà che cos'è. Andre, tu che cosa ne pensi? Ma io sono solo molto molto curioso perché, sai, parlando di Sega,
Ti immagini, Raffaele, se la fantasia ci facesse pensare che esce una nuova console? C'è tutta l'attenzione su Sony e Microsoft e poi spunta da qualche parte questa cosa. Sega, è un po' difficile. Sega, salvaci tu, perché con le ultime news che ci sono sulla console di Microsoft, ti manca male. E questa è la serata giusta per saperne un po'. Devo dire una cosa, che Warner Bros. Interactive ha annunciato che il prossimo downloadable content di Injustice Gods Among Us, con cui si aggiungerà il roster dei combattenti leggendari, indovinate chi sarà questo lottatore, Scorpion di Mortal Kombat, sarà disponibile dall'11 giugno, quindi settimana prossima si può avere Scorpion. Ti ricordi col classico Come here? Sì, non c'entra niente, però è carino questa cosa di crossover, a me piace. Ma Injustice ce l'ha un po' di Mortal Kombat, dobbiamo dire la verità. Sì, quello sicuramente sì. Tra l'altro mi chiedono, ma chi è che me lo chiede? Lo chiede. Gabriel dice: Raffaele, ma quando parti per le tre? No, io non parto per le tre, purtroppo, perché avendo comunque un lavoro oltre quello che è la passione di videogame, non mi permette di stare via una settimana per andare a visitare le tre, però lo seguirò in differita, perché ovviamente i colleghi di Game Time partiranno domani e ci faranno sapere tutte le news sulla pagina di Facebook di Game Time e poi nella puntata speciale che durerà un'ora di settimana prossima. Vabbè, Raffaele, sarà per un'altra volta, dai, non te la prendere. Andiamo a parlare invece di un paio di giochi importanti, perché la seconda metà del 2013 vedrà il lancio di GTA V e Watch Dogs. Ubisoft teme un flop commerciale in vista dell'uscita dell'acclamato Open World di Rockstar Games. Non sembrerebbe, stando alle dichiarazioni di Jonathan Morin, Creative Director di Watch Dogs. Dice: per il bene di tutti i giocatori mi piace credere che ci sia spazio per più di un grande gioco in questo mondo, ha spiegato Morin. Direi semplicemente che Watch Dogs è stato creato da un gruppo molto talentuoso che desidera nient'altro che fare qualcosa di buono, fresco e rilevante per i giocatori di oggi. GTA V uscirà il 13 settembre, Watch Dogs il 22 novembre anche su console next gen. Sarà sfida aperta, Raffaele, io ti devo dire la mia. Non so perché, ma questa volta attendo con più ansia Watch Dogs. Ma sì, ma secondo me è sfida aperta. Uno esce il 17 settembre, l'altro il 22 di novembre. Va bene che comunque GTA ha il suo richiamo, ma cavolo, sono due mesi abbondanti. Quindi secondo me c'è spazio per tutti e due, anche perché poi a ridosso del Natale un titolo come Watch Dogs può beneficiare appunto della voglia di giocare a qualcosa di nuovo. Raffaele, una cosa, chiediamo a tutti i ragazzi che sono in diretta con noi, per cortesia, diteci com'è l'audio della musica di sottofondo, almeno riusciamo a bilanciarci meglio, se è troppo bassa, troppo alta, almeno ci danno una mano, sono belli attivi almeno, grazie mille. Sono attivi anche perché Andrea proprio ha il sangue del DJ e quindi chiede anche come regolare la musica. Ma a proposito di regolare la musica, secondo me chi si deve dare una regolata? Tra l'altro, Andre, questa sera ho la voce anche un po' giù, un po' bassa, mi sa che Resident Evil mi viene ancora meglio del solito. Qui quello che si deve dare una regolata, una bella girata di testa, è Microsoft, che ha fatto luce sul tipo di DRM che verrà utilizzato su Xbox One, perché sapete che tutta questa storia, ecco, del usato mica non usato eccetera eccetera. Siamo molto curiosi, c'è da fare luce davvero. Allora, attenzione, la console di nuova generazione non dovrà essere costantemente connessa alla rete. Oh. Ma, perché c'è sempre un ma. No, che succede? E con Xbox One i ma sono troppi e mi iniziano a girare un pochettino i cosiddetti, perché richiederà un accesso Xbox Live almeno una volta al giorno. Ma come? Sì. È perché, come andare al gabinetto. Ma sì, perché devi praticamente controllare che tu 24 ore su 20, cioè ogni 24 ore abbia la console effettivamente col giochino autorizzato per farlo girare o meno, capito? Quindi ti tengono sott'occhio. Cosa dice Microsoft in una nota ufficiale? Che una connessione persistente non è richiesta, ma è pensata Xbox One ovviamente per verificare se il sistema, un'applicazione, un gioco ha bisogno di aggiornamenti, se questo ce lo aggiungo io, e per vedere se avete acquistato nuovi giochi o rivenduti, dati via o prestati ad un amico. I giochi pensati per sfruttare il cloud potrebbero richiedere invece una connessione persistente. Poi, che altro ti dice? Che con Xbox One si può giocare online per un massimo di 24 ore sulla propria console principale o per un'ora se avete accesso su una console diversa o un'ora se avete accesso, se avete effettuato l'accesso su un'altra console utilizzando il vostro profilo. Un casino, no? Ma sì, ma allora ascolta, ma si può fare una situazione del genere dove tu
devi collegarti ogni 24 ore, altrimenti lui non ti fa la verifica del gioco, e quindi se ti casca la linea, io per esempio vorrei mettere al corrente tutti i nostri ascoltatori di questa cosa che mi è successa. Sono stato via per 2 giorni per lavoro, la connessione internet non ce l'ho perché la linea del telefono ha un problema e quindi probabilmente non ce l'avrò fino a lunedì, e io in questo caso non potrei giocare a Xbox One, mi girano altamente i cosiddetti. Non so a voi che cosa ne pensate. Bah. Rino dice: Raffaele, aspetta Sony e poi ne parliamo, almeno Microsoft ha avuto il coraggio di parlarne. Ma sì, sono d'accordo, sono d'accordo con lui. Valerio invece usa toni un po' più coloriti, ma non possiamo dirli in radio, è entrato in chat. Grazie invece a Drio che ci dice appunto che il volume della musica di sottofondo non era proprio il top. Grande Drio, spero che sia sufficiente. Andiamo avanti, parliamo ancora di Microsoft, perché ha chiarito altri aspetti legati alle violazioni della privacy durante l'uso di Kinect per Xbox One. La privacy, come ben saprete, ormai tutti hanno questo terrore di non averla più, ma andiamo a vedere cosa è stato detto. Innanzitutto il colosso di Redmond farà in modo che vengano correttamente visualizzate tutte le opzioni sui propri dati nella dashboard della nuova console, con impostazioni dedicate e notifiche. Quando Xbox One è accesa e state semplicemente conversando nel vostro salotto, la vostra conversazione non viene registrata, e ci mancherebbe, Raffaele. Dice esplicitamente Microsoft: per la raccolta dei dati ai fini videoludici, il battito cardiaco in un gioco di fitness, ad esempio, sarà necessario il consenso dell'utente. Ma va? Kinect può essere messo in pausa se non volete usarlo nei giochi. Se lo vorrete, potrete continuare a dire Xbox off per spegnere il dispositivo, ma anche questa funzionalità può essere disattivata. Ma va? Alcune app, aiuto, e giochi potrebbero richiedere la funzionalità di Kinect per funzionare, quindi dovrete riavviarlo per utilizzare queste applicazioni. Vabbè, questo è normale. Sì, Raffaele, è un mal di testa. È un mal di testa. Hai ragione. È diventato troppo complesso. A parte che secondo me questa cosa qua della privacy, bene o male, magari non credo che possa essere utilizzata per chissà quali cose contro di noi, per raccogliere chissà quali informazioni. Ma c'è da dire che con tutto questo, allora, se usi questo, se fai quest'altro, devi attivare, disattivare. Mazza che roba! Oh, mi sembra veramente troppo complesso. Salutiamo Ruggero Mazzini e Emanuele Locasto Bacu che ci hanno raggiunto. Ciao ragazzi! E tra l'altro volevo salutare anche il clan di Ruggero di BO2, che cos'è che mi sfugge? Che cos'è BO2? Aiuto! Italian Demons, che ci stanno ascoltando. BO2 è facilissimo, che cos'è BO2? Dai, dicelo, Ruggero che ci sfugge. Dai, bella sta cosa, Il bello della diretta. Andiamo avanti. Perché poi ci sono tutte. Ah, Black Ops 2 probabilmente, BO2. Black Ops 2. Ruggero, allora risentiti almeno l'inizio della sigla, perché ha qualcosa a che fare. Sì, Fabio giustamente dice, ma fare qualcosa di più semplice? No, ce lo domandiamo pure noi. Torniamo alle cose semplici, parliamo di E3 che inizierà la settimana prossima. Tante persone stanno partendo, siamo tutti quanti in trepidante attesa. Che cosa porterà Square Enix all'E3 2013? Lo vediamo subito, Raffaele, ma dobbiamo dire una cosa. Questo E3 è epocale, perché si presenta con tante novità, fa da veramente giro di boa delle console current gen e next gen, quindi un'edizione che si preannuncia veramente ricca. Molto ricca, ma soprattutto anche ci sono tante curiosità ancora da svelare, perché ricordiamo che PlayStation 3 è ancora sotto i veli, la console in sé non si conosce, quindi vediamo un pochettino che cosa verrà fuori. E invece, parlando di Square Enix, che cosa presenterà? Presenterà ovviamente la versione Director's Cut di Deus Ex Human Revolution per Wii U, Final Fantasy X, 12, 2 per PS3 e PS Vita in versione rimasterizzata in HD, poi anche invece la versione nuova, cioè la versione nuova, il nuovo gioco Final Fantasy XIV e Real Reborn, Kingdom Hearts HD 1.5 Remix sempre su PS3, il nuovo episodio dedicato a Final Fantasy XIII sempre su PS3, ma questa volta anche su 360, che è datato 14 febbraio 2014, un paio di prodotti per iOS, quindi Deus Ex The Fall e Mini Ninjas, e poi questo Murdered Soul Suspect e Thief, che usciranno nel 2014 entrambi per PC e poi le nuove console. Belle queste chicche, però, averle un po' in anticipo, sapere già un po'. Sì, anche se non c'è niente di trascendentale. Sono curioso di vedere il nuovo Thief, perché hanno diffuso delle belle immagini, e poi anche questo Murdered, vediamo un po' che cosa sarà. Che cosa ci dice Drio? Ci dice che col problema dell'essere online la 360, la nuova Xbox creerà qualche problema. Online perenne secondo me non è quello il grosso problema. Il problema è che
ti chiede troppe cose, troppi controlli. Noi che siamo dei giocatori su console di vecchia data, dobbiamo mettere il disco e farlo funzionare. Punto. Vero, vero, vero. Pensa che Raffaele, commentando con alcuni amici qualche giorno fa, appassionati di console e videogames, stavamo ipotizzando su una console di Sega con questa voce Spectrum, dove immaginavamo che avesse una connessione internet per gli aggiornamenti e niente più. E mi ricordo che ne avevamo parlato. Poter andare in un luogo di culto come può essere un negozio di manga giapponesi e scambiarsi magari con i vecchi visual memory card dei dati da condividere e niente più. Non lo so, so che non è attuale, old school, non è dai. Social, non è downloadable come quelle moderne, però non lo so, mi fa divertire immaginando questo panorama di eterna connessione. E io una cosa che vorrei dire a Rino, perché lui dice se poi internet cade o cose del genere, Rino dice basta un cellulare 3G per l'autenticazione su Xbox One. Sì, ma diventa ancora molto complesso. E poi volevo far notare una cosa, io visto che ancora appunto sono senza connessione internet, a casa mia TIM, che è l'operatore che ho io, prende soltanto in 2G. E io cosa faccio? Navigo in 2G? No, ovviamente no, Xbox One richiede una connessione di almeno 1,5 megabit, che poi, mamma, guarda, lasciamo perdere. Raffaele, vivi anche tu in un cul-de-sac. Andiamo avanti con Daylight, questo thriller dai toni sovrannaturali di Zombie Studios, uscirà anche su PlayStation 4. Avevamo già visto qualche video su internet e non sembrava niente male, almeno come impostazione e atmosfera. Il titolo basato su Unreal Engine 4 era stato annunciato in precedenza solamente per PC. Del gioco non si sa ancora molto, è confermato che i livelli saranno generati casualmente al fine di conferire varietà a diversi playthrough. Atlus ha confermato che distribuirà Daylight, ma non ha fornito ancora data di lancio. Speriamo che le tre si veda qualcosa, perché il video che c'è online è veramente interessante. Molto cupo, molto claustrofobico, mi piace. Raffaele, quello che piace a noi. Topi di fogna. Topi di fogna. Ma sempre parlando di topi di fogna, qui tu torniamo ancora a bomba, perché sono arrabbiato oggi. Dai, Raffaele! Sono vai. Veramente arrabbiato. Ho letto tutte queste news che mi hanno messo di malumore. Perché? Perché? Leggi cosa ho inserito. Con un gran mal di testa cerchiamo di capire le dichiarazioni di Microsoft sull'usato di Xbox One. Attenzione, ragazzi, concentratevi, perché è veramente una cosa pazzesca. Allora, questo si chiama per Microsoft, questo è un chiarimento. Attenzione, perché è veramente difficile da capire. Allora, sapete che per l'usato uno deve recarsi presso soltanto i negozi autorizzati a vendere l'usato, quindi non potete venderlo tramite, almeno questo sembra che non sia possibile, venderlo tramite eBay oppure tramite subito.it oppure tramite passamano e cose del genere. Beh, che faccio? Che cosa va? Dice Microsoft: abbiamo pensato Xbox One in modo che gli editori potessero permettervi di dare a loro stesso i vostri soldi presso i retailer selezionati. Non impone Microsoft alcun pagamento ai retailer, ai publisher e ai consumatori per permettere il trasferimento di questi giochi. Cosa significa? Significa che quando voi vendete un gioco tramite questi negozianti ufficiali e autorizzati, i soldi che eventualmente chiedono in più andranno al publisher, quindi è il publisher che decide se ci sarà un sovrapprezzo, tipo l'online pass. Ecco, quindi l'online pass ha cambiato nome. Ma poi va avanti Microsoft. Microsoft Studios vi darà la possibilità di dare i vostri giochi ad amici o darli via a negozi selezionati. I publisher third party potrebbero farlo o meno e imporre un pagamento per il trasferimento. Microsoft non riceverà alcun compenso come parte di questa operazione. E vabbè, qui tentano di dire Microsoft è brava, Microsoft, sono i publisher che sono dei fetenti. Comunque, per vendere i prodotti, quindi diciamo che potrebbe essere anche meno peggio rispetto a quello che pensavamo. Vabbè, esatto. Proviamo a digerirlo, proviamo. Se voglio prestare un titolo a un mio amico, questa opportunità sarà negata. Perché che cos'è che puoi fare? Puoi prestare un gioco a qualcuno che sia stato nella lista degli amici per almeno 30 giorni. Cosa? Non a uno che ho conosciuto oggi e dico: ascolta, guarda, ci siamo conosciuti, ti presto questo gioco. Non puoi. Ma quindi decidono che 30 giorni amico di quarantena. La quarantena hanno messo. Raffaele, un amico è vero se ce l'hai da 30 giorni, gli altri sono dei fetenti. Ma come? Sì. Hanno messo veramente la quarantena. Se tu non sei mio amico da 30 giorni, non puoi avere un mio gioco. E attenzione, perché ciascun gioco potrà essere praticamente prestato a qualcosa del genere una sola volta. Raffaele, tuo cugino compra l'Xbox One, non ha mai avuto una console, e gli devi dire: ci sentiamo il mese prossimo, che ti porta Davvero.
E poi la cosa più bella, madonna, questo mi fa impazzire, che in ogni caso il prestito o il noleggio dei giochi non sarà disponibile al lancio, perché Microsoft sta ancora esplorando le possibilità con i nostri partner, esplorando la possibilità di mettercelo nel culo. Ha ragione a questo punto Drio, sta gran fava, e usiamo le parole colorite, andremo in explicit content oggi. Perché non ci può dire. Ragazzi, questo è un mal di testa, è ufficiale. E Rino dice che poi anche questo è vero: fino a 10 utenti potranno utilizzare un solo gioco, ma loro specificano sempre che questi 10 utenti fanno parte della cerchia familiare. Quindi? Quindi non si sa ancora, non è ancora chiaro. Vabbè. Non è chiaro com'è questa cosa. A me fa girare veramente. Vi aggiungo una chicca fantastica: alcune voci di corridoio sostengono che Microsoft e Sky starebbero per sottoscrivere un accordo abbastanza clamoroso. Poi ditemi voi se secondo voi sarà così. Xbox One infatti potrebbe essere offerta al posto dei decoder per i servizi pay per view di Sky, o perlomeno come un device di accompagnamento. Questo ovviamente attraverso sistemi di pagamento differenti rispetto a quelli canonici, magari attraverso una ratizzazione del costo o persino al prezzo irrisorio se affiancata ad un abbonamento. Un sito sostiene appunto che questo tipo di accordo sia già stato firmato e verrà rivelato durante le tre. Questa sarebbe una delle mosse più coraggiose e intelligenti che Microsoft potrebbe seguire per portare avanti il discorso delle funzioni legate alla televisione, perlomeno in Europa. TV. Voglio giocare. Io, Raffaele, davvero comincio ad avere un po' di paura, molto più di prima. Tantissima. Tra l'altro sembra che Sky abbia poi smentito questa notizia, poi bisogna vedere se è una smentita di quelle giusto per andare avanti. È una voce, speriamo. Fino alle tre. Vabbè. Parliamo di Sony, che Sony sembra che sarà il salvatore, ma bisogna vedere, perché Rino ha ragione. Attenzione, che Sony non ha ancora detto niente, non significa che Sony sarà l'angelo che arriverà a salvarci, eh? E poi è anche vero che bisogna vedere poi nel dettaglio che cosa farà Microsoft e tutto. Sta di fatto che sono abbastanza incazzato. Comunque, vediamo Sony che cosa dice. Alle 3 verranno complessivamente presentati oltre 40 titoli per PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita. Tra i giochi annunciati figurano ovviamente Drive Club, che non mi ha impressionato per niente. No. Destiny, che però, è il titolo di Bungie. Però. Infamous Second Son e Killzone Shadow Fall per quanto riguarda PS4. PS3 invece, che cos'è che ha? Beyond Two Souls, che già conosciamo, Gran Turismo 6, che è già stato presentato. E poi ci saranno invece due titoli in mostra per PS Vita, quelli di cui si sa qualche cosa, che sono Tear Away e Killzone Mercenary. PS Vita, io non la sento da un po', però speriamo che si ripigli. Alle 3 2013 ormai alle porte, e anche Konami ha deciso di catalizzare tutta l'attenzione di stampa e pubblico con una presentazione che anticipa quelle di Sony, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft, per mostrare il suo pezzo forte, ovvero Metal Gear Solid e Pro Evolution Soccer, oltre al resto della lineup che proveremo chiaramente nei prossimi giorni e troveremo su tutte le testate. Vi invito a vedere sulla nostra pagina di Facebook, chi non l'avesse ancora fatto, che c'è un link video alla pre-show di Konami, proprio delle 3, quindi si può vedere un pochino di queste cose interessanti. Dura una mezz'oretta, ma è sottotitolato in italiano. Bello, bello, bello. Mi piacciono questi eventi pre e 3. Mi piace poi anche questa news di Turn 10 Studios, che secondo tutte quante le aspettative, che cosa ha dichiarato? Che Forza Motorsport 5 girerà a 60 frame al secondo, ha una risoluzione Full HD. Raffaele, quindi, questa è questa notizia mi piace. Oh, Raffaele, dobbiamo ricordare che era restio a credere che si girava con le next gen 60 frame al secondo. Beh, però questa, no, perdonami, leggi anche la riga dopo, perché la dichiarazione dopo, perché è ufficiale, se non lo fanno perdono la faccia. Ma no, ma è naturale, ma anche Forza Motorsport 4 girava 60 frame al secondo, e quindi ci si aspettava ovviamente la stessa cosa. John Wendell, in un'intervista che è di Turn 10, ha detto che stiamo sviluppando un grande gioco che girerà a 60 frame al secondo ad una risoluzione di 1080p sulla nuova console di Microsoft. È un'opportunità incredibile, ma bisogna comunque agire con flessibilità e consapevolezza. Vabbè, staremo a vedere. Curiosità: Kiefer Sutherland presterà la voce al 49enne Solid Snake in Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, che sarà ambientato nel 1984 e basato su temi di razza e vendetta. Avid Raid in persona ha suggerito il nome dell'attore, perché chiaramente
si presta a questa celebre serie. Andiamo a vedere poi con la doppiaggio in italiano. Capcom, che cosa presenterà alle tre? Oh. Per adesso sono noti 5 giochi, spero che non siano tutti, perché altrimenti è una tristezza incredibile. C'è DuckTales Remastered per PSN, Xbox Live Arcade, Wii U e PC, Dungeons and Dragons Chronicle of Mystaria, sempre per PSN, Xbox Live Arcade, Wii U e PC, Lost Planet 3 per PS3, 360 e PC, speriamo che sia bello, Phoenix Fright, Ace Attorney, Dual Destinies per 3DS, e poi una grossa sorpresa, che secondo me è quel gioco, non mi ricordo come si chiama, quello che hanno presentato l'anteprima di PS4, forse potrebbe essere quello. Nintendo of America, e parliamo anche di Nintendo, ha smentito la rimozione dal mercato del Wii U Basic, vi ricordate il modello bianco 8 GB? Non sarà eliminato dal 18 giugno come era stato precedentemente ventilato da alcune fonti un po' cattivelle. Per chiarire, Nintendo sta lavorando con partner retail semplicemente per ribilanciare lo stock di Wii U bianchi rispetto ai 32 GB neri. I consumatori che vogliono scegliere tra i due modelli li troveranno ancora disponibili, tranquilli che la fila purtroppo non c'è. Invece, per tutti quanti gli appassionati di Journey, sappiate che è disponibile la Collector Edition anche nei negozi. Sapete che era un gioco soltanto scaricabile da internet, e invece questa volta abbiamo anche una collection con una serie di extra, fra cui un dietro le quinte di Journey di 30 minuti più avatar esclusivi, eccetera eccetera. Da oggi disponibile, vale perché Flower è anche molto bello. Eh sì, perché include oltre che Journey anche Flow e Flower. Raffaele, il producer di Technic, Katsuhiro Arada, è sparito da una settimana. Per lo meno da quanto è possibile vedere dal suo account Twitter, lo studio Project Technen è intervenuto per suo conto dicendo: Arada è sparito da una settimana, lo stiamo cercando. Non sappiamo se sia una notizia reale o una trovata commerciale per creare hype intorno alla partecipazione 3, che potrebbe portare all'annuncio di un nuovo Tekken. In un tweet successivo si poteva leggere: abbiamo visto che si è collegato a Steam ultimamente, quindi crediamo stia bene, solo che non sta venendo a lavorare. Ma bene, beh, se la sta passando comoda. Ma vediamo questa bomba della settimana. Andiamo. È apparsa su una lista, su un sito, una lista dei titoli per Xbox One che Microsoft si appresterebbe a presentare durante la sua conferenza pre-3 2013, in programma per il 10 giugno alle ore 19, ora locale italiana. La lista non ufficiale include Halo 5, Killer Instinct, Banjo-Kazooie e Grunty Land, Forza Motorsport 5, questo lo sapevamo, Quantum Break, questo lo sapevamo, Halo Spartan Assault, Rise, questo anche l'avevamo già sentito, che è fatto da quelli di Crysis 3, Fable 4, Crackdown 3, interessante, Fortnite, Dead Rising 3, Call of Duty Ghost, Battlefield 4, The Witcher 3, interessante, Dying Light, Prey 2, Homefront 2, Beyond Good and Evil 2, Mirror's Edge 2, Rainbow Six, Patriots e Brothers in Arms, Furious 4, League of Legends. Raffaele, siamo veramente a bombazza. Resident Evil Curiosity quasi in chiusura. Resident Evil. Resident Evil 7, rumoreggiato nelle scorse settimane, non sarà presentato alle 3, quindi arriva direttamente da una fonte vicina a Capcom che questo titolo è ancora in lavorazione, non lo vedremo alle 3. Assolutamente no. Peccato, vabbè, l'importante è che venga bene. Raff, siamo in chiusura e lasciamo il brano direttamente da Need for Speed Carbon. Io saluto tutti, scusate il ritardo ancora. Settimana prossima 22:30 circa, Console Generation Back in Time. Un saluto da Andrea e da Raffaele.